Buonasera, ancora con la nostra bussola nei labirinti dell'economia. Con noi due illustri ospiti, il direttore della programmazione regionale Lucio Caporizzi e il presidente della Confedilizia Umbria Armando Fronduti. Manca l'ospite fisso che finora ci ha accompagnato in questa ricerca di orientamento nei labirinti dell'economia, cioè Giuseppe Castellini, che se la sta spassando, beato lui, sulle rive del Mar di Sardegna, ma sarà con noi fin dal prossimo numero. Siamo in una situazione nella quale, per esempio, la Presidente Marini oggi è a Roma per parlare di spending review. Direttore Caporizzi, si parla di meno 80 milioni, 26 a carico della sola sanità. Tutto questo, come può essere gestito al meglio in una situazione già difficile come quella delle imprese della nostra regione? Beh, allora, sì, infatti la Presidente è a Roma e non per voler interpretare il suo pensiero, ma penso che questa volta ne avrebbe fatto volentieri a meno, Se lo credo. in quanto lei, come tutti i presidenti delle regioni italiane, sono state convocate dal Presidente del Consiglio, non certo per, diciamo così, per compiti piacevoli, poi chi amministra, insomma, non ha mai granché piacere a dover impartire tagli, riduzioni di spesa e quant'altro. Però, insomma, come sappiamo, la musica da un po' di tempo a questa parte è questa. Forse non è esattamente la musica migliore che ci vorrebbe per far ballare il paese al meglio e speriamo che le condizioni complessive ci diano modo di sentire una musica diversa. Ora, sì, 80 milioni, non lo so, Si parla di questa francamente, cifra, l'ho visto appunto. anch'io, poi Non so se è quella stessa, vera. sì, credo che sia, non vorrei che sia una parametrizzazione semplice, e cioè 5 miliardi che dovrebbero essere ottenuti di minori spese dalla Spending Review, e siccome l'Umbria normalmente sui vari fondi e anche in termini di popolazione, ma anche di PIL, che pesa rispetto all'Italia intorno a 1,5 punti, 1,4 punti, se uno va a fare 1,5 punti di 5 miliardi, arriva occhio e croce a 80 milioni, più o meno. Quindi magari ci si arriva in quel modo. Credo che sia un po' esagerata. Sopravvalutata. Penso che sia un po' esagerata. Questa. Certamente l'obiettivo di riduzione che il governo si è posto, che sappiamo che è un obiettivo che serve sostanzialmente ad evitare l'aumento dell'IVA già previsto e già incorporato nella legislazione vigente per ottobre, certamente è un obiettivo che va per la parte nostra perseguito. Anche qui credo, e tutti crediamo, immagino, che l'aumento dell'IVA, e il governo per primo, visto che si sforza di evitarlo, di ottobre, dei 2 punti previsti, sarebbe un colpo molto duro a Si un sistema parla economico. di evitarlo, però lei pensa che Non lo so, sia difficile? non lo so. Allora, questo dipende intanto da quanto e in che misura la riduzione di spesa si possa realizzare concretamente, perché l'aumento dell'IVA, essendo un'imposta sui consumi, ti porta immediatamente, al netto dell'evasione, che comunque aumenterebbe, però ti porta immediatamente gettito alle varie scadenze. La riduzione delle spese, a volte, anche se fatta nel migliore dei modi, determina un effettivo flusso di cassa positivo, cioè una riduzione, cioè un maggiori soldi in cassa perché ne spendi meno in tempi a volte un po' più lunghi. Quindi, però penso che sia importante evitarla perché rappresenterebbe una gelata sui consumi di cui senza dubbio non c'è bisogno. In Umbria, ripeto, adesso non sta a me dirlo più di tanto, poi adesso credo che l'incontro vada per iniziare giù a Palazzo Chigi. Una serie di operazioni per realizzare i risparmi sulla macchina pubblica si sono fatte e si stanno facendo. Citiamo, sembra un refrain, però è giusto dirlo, citiamo il dato di un bilancio sanitario tra i pochissimi d'Italia in pareggio, tra i pochissimi, e non è poco. Il fatto che si cita sempre la sanità, parlando di finanza regionale, deriva da un semplice fatto: che la spesa sanitaria arriva all'80% della spesa corrente di una regione, la nostra come più o meno delle altre, dove un po' più, dove un po' meno.
E quindi tenere sotto controllo quella voce di spesa ed evitare squilibri e sbilanci è fondamentale. Una regione come il Lazio, che non è riuscita a tenere sotto controllo, è di fatto una regione commissariata da sempre. Quindi l'Umbria, dicevamo, già ha fatto abbastanza. Se si vanno a vedere sui bilanci regionali della regione Umbria, adesso poi dopo ovviamente ci sono i comuni, ci sono le province, la regione Umbria, si va a vedere gli andamenti negli ultimi 10 anni di aggregati di spesa, come quelli spesa di funzionamento, stipendi, personale, spesa di funzionamento, costi di gestione, cioè quello che serve oltre al personale per far andare gli uffici, dalle bollette, delle utenze, al materiale di consumo. Ecco, queste voci sono stabili in termini nominali e quindi in riduzione in termini reali negli ultimi 10 anni. Il numero dei dipendenti è notevolmente calato nella regione, le spese corrispondenti anche, le spese dei costi di gestione, appunto, materiali di consumo, sono addirittura ridotte in termini nominali, addirittura, no? Tutto ciò è verificabile dalle tabelle che ogni anno vengono riportate sul documento annuale di programmazione e anche sulla relazione sullo stato di attuazione del governo, che viene fatto ogni anno, e quindi sono dati, diciamo, una sua positività. Naturalmente non basta, probabilmente non basta, così come probabilmente non basta la manovra che il governo su tutto il paese ha fatto e che tutti abbiamo e che tutti paghiamo. Che tutti subiamo. E subiamo e vi è più subiremo perché è una manovra pluriennale, quindi certo. Su cui effetti vanno. E quindi è probabile che bisogna fare altro e si farà altro naturalmente. Certamente, però è un discorso che non è, ne siamo consapevoli, non è circoscrivibile al solo paese, però comunque va fatto. Certamente continuare con una pressione fiscale a questi livelli, arriviamo al 45%, con un'imposizione sul reddito reale che in tempi di crisi aumenta. Normalmente in tempi di crisi i cosiddetti stabilizzatori automatici fanno sì che si riduca la pressione fiscale per ridare fiato al reddito e questa poi riaumenti quando il ciclo migliora. Invece si ha una concomitanza, il ciclo è debole economico e la pressione fiscale lo peggiora. Ecco, pare che entriamo in un tunnel, e ormai queste cose le dicono a livello dalla Commissione Europea ai principali centri studi. Sono condivise. I principali centri studi nazionali, cito da ultimo, di ieri o di oggi, penso, l'ultima nota del Centro Studi Confindustria. La sentivo anche stamattina alla radio, che venivano dati gli elementi salienti. Allora, è difficile pensare che si riescano a raggiungere obiettivi molto, forse troppo ambiziosi, di consolidamento di bilancio, come il famoso pareggio di bilancio del 2013, inseguendo unicamente il numeratore di quel rapporto. Cioè il numeratore e il saldo di bilancio. Siccome questi valori hanno senso se e in quanto rapportati al PIL, perché in valore assoluto hanno un senso minimo, uno può permettersi anche un debito alto se ha una forte crescita economica, perché lo ripaga e lo restituisce. Ecco, se il denominatore a sua volta non cresce, in modo da contribuire a ridurre il rapporto insieme al calo del numeratore, è difficile raggiungere il risultato. Il risultato si allontana di continuo. E le azioni che si fanno per raggiungerlo rischiano di accentuarne il processo di allontanamento. E fra i settori che più di altri risentono la crisi c'è quello dell'edilizia. Un dato proprio di questi giorni ci dice che solo in Umbria c'è un calo di circa il 18% nel settore. Presidente Fronduti, insomma, la edilizia, nota anche come un settore che fa bene a tutti i settori, sta andando in crisi per ragioni strutturali o perché la crisi a un settore come questo incontra anche già una situazione precedente di malessere?
Il benessere è iniziato nel 2009, 2008-2009, ma in questo momento alla situazione di crisi, di recessione in Umbria che ha prodotto l'insieme delle criticità nazionali e internazionali, si aggiunge questa fiscalità già alta in precedenza, ma in questa anticipazione dell'IMU sperimentale ha prodotto dal punto di vista psicologico, ma soprattutto anche reale, una forte spinta verso l'isincentivazione da parte dei proprietari verso l'acquisto degli immobili. E questo dato negli ultimi 5 mesi, al 30 maggio, addirittura siamo oltre il 20% della flessione delle compravendite rispetto all'anno passato. Ma questa flessione non c'è soltanto in questo segmento, ma c'è anche nel settore dell'affitto. E noi guardiamo la base di questa realtà, la troviamo subito nei produttori di calcestruzzo. Quando vediamo il calcestruzzo e il 2,50 che serve per fare le fondazioni, ad esempio per fare poi le verifiche dei provini, no? E quando sono 9 mesi che importanti centrali di calcestruzzo non fanno più il 2,50, quindi le fondazioni, quando noi in commissione edilizia, il Comune di Perugia rispetta i 70 progetti in media ogni settimana, ne abbiamo uno o due tutti i piani attuativi, questo porta ad una grave crisi. Quando noi abbiamo poi l'amministratore delegato di la prima seconda banca d'Italia che dice ieri mattina che la riallocazione delle risorse, quindi degli investimenti degli italiani, non devono essere più finalizzati verso il mattone, ma verso altri fondi, no? Altre fonti di finanziamento che può essere titoli bancari, eccetera, questo vuol dire che c'è anche una manovra per poter in qualche modo disincentivare il proprietario ad acquistare per la locazione. La locazione che entra in crisi su tutti i comuni umbri, solo Perugia c'è stato questo, pur avendo applicato l'aliquota massima del 10,60 dell'IMU, su tutti gli altri oltre il 5 per 1000 sulla prima casa, il 10,60 l'aliquota massima su tutti gli altri immobili, capannoni, immobili, terreni, eccetera. Ha inserito però, ha recuperato quello un'iniziativa di 3 anni fa, cioè 150.000 euro destinati al rimborso IMU per chi loca con i contratti agevolati. Questo è molto importante perché per la quota di pertinenza del comune l'IMU è zero, quindi c'è un recupero di questo. Ma gli altri comuni umbri nessuno ha fatto questo. Quindi c'è una situazione delicata. Vi faccio l'esempio di Perugia, domani abbiamo il bilancio di approvazione. Su 24 milioni di euro che sono entrati con l'ICI nel 2011, domani, cioè approvando questa cosa e con l'anticipazione del 18 di giugno, l'importo complessivo del gettito al Comune di Perugia per l'IMU sarà di 90 milioni di euro. 90 milioni di euro su un bilancio di 320 milioni. Naturalmente 30 milioni vanno allo Stato di questo importo, ci sono dei tagli, no? I tagli del 18 milioni di tagli da parte dello Stato, 4 milioni della Regione, 22 milioni, togliendo tutto arriviamo a un delta di 34 milioni sui quali il Comune di Perugia, così faranno anche gli altri comuni, dovrà giustificare questo delta in più che attraverso l'IMU poi entreranno, non è la compensazione soltanto dei tagli. Questo comporta però, ad esempio, capannoni industriali passano da 3.000 euro di ICI, passano a 15.000 euro. Quindi un maggiore aggravio sulle imprese. I nostri dati, Perugia ancora non ce l'abbiamo, ma i nostri dati, i primi dati che si hanno a una settimana dal versamento, parlano di 25% che non hanno pagato l'IMU. Cioè non hanno pagato la prima, pagheranno il secondo, pagheranno forse a dicembre, oppure a settembre, alcuni non potranno pagare, cioè non potranno pagare perché non hanno i soldi. E noi abbiamo una situazione di emergenza di tanti proprietari nostri, perché a Perugia in particolare non c'è più il discorso della locazione. La locazione è entrata in crisi con la diminuzione degli studenti, di oltre 14.000 studenti rispetto a 38.000, siamo intorno, sia per la criticità dal punto di vista della sicurezza, tutto il problema della droga, eccetera, sia anche per forse una politica
da parte dell'università che in questi ultimi mesi ha modificato alcuni capisaldi dell'Università di Perugia. Ad esempio, la rinuncia alla specializzazione di medicina ha portato a molti studenti di medicina a iscriversi direttamente ad Ancona anziché a Perugia, perché la specializzazione c'è lì. Ecco, tutte queste scelte strategiche hanno prodotto, diciamo, almeno un 30% chi ha 10 appartamenti ne affitta 2, forse 3, gli altri sono liberi. E questi appartamenti sfitti, su questi si applica il 10,6 per mille di IMU. E allora, prendiamo esempio Monteluce, dove ci sono circa 450 appartamenti che non sono più locati perché non c'è più la facoltà di medicina, e spesso proprietari delle persone anziane che con sacrifici hanno realizzato questi, certo, appartamentini. Certo. Ce ne abbiamo uno quando è venuto all'assemblea, un proprietario che ha detto: io ho 2 appartamenti, prendo la pensione come artigiano di 450 euro, 2 appartamentini che mi consentivano di arrivare a 2000 euro, adesso ce l'ho sfitti, lì l'IMU mi viene rispetto all'ICI che erano 480 euro, mi viene quasi 2000 euro, io non ho i soldi per pagarlo perché non abbiamo più gli appartamenti. Queste situazioni non sono rare, sono abbastanza frequenti. E quindi anche negli imprenditori, si trovano in gravissime difficoltà con i capannoni industriali, con tutte anche i terreni, perché purtroppo ci sono dei terreni edificabili sui quali pagano l'IMU, però non sono, purtroppo sono in questo momento bloccati, non iniziano la costruzione. Questa pressione, e quindi su una manovra complessiva di 23 miliardi circa, quasi 18 miliardi di euro sono corrisposti dai proprietari di immobili. Questa è una manovra pericolosissima, perché noi abbiamo fatto un calcolo, viene sui 54%, proprio il reddito si riduce sulla locazione, e quindi nel momento in cui si blocca la locazione si blocca tutto il volano dell'economia che alimenta il segmento dell'edilizia, e quindi tutte le aziende. E quindi è difficile poi recuperare in futuro questo aspetto così importante. Noi a Perugia oggi abbiamo circa 6.000 appartamenti nuovi invenduti. C'è stata la proposta, che credo che sia stata accolta anche per questo, credo però, perché ancora è in discussione, per le imprese che hanno gli appartamenti non venduti, l'IMU è ridotto del 50%. Ecco, queste situazioni però coinvolgono soltanto questa, che non ci sono state da parte di Monti. Ho visto oggi è passato dal 68% al 32%, questa impopolarità che ci ha garantito Monti, almeno insomma, non ci ha deluso, perché all'inizio abbiamo dato un giudizio estremamente positivo sulla persona, su quello che rappresentava eccetera, però non ha avuto il coraggio di fare quei tagli che doveva fare, i tagli importanti, non ha avuto il coraggio, ma anche nemmeno sui tagli della politica. No, questo è vero. La politica, non è possibile che ci chiedano questi sacrifici ai cittadini, ai proprietari, sì, che rappresentano la classe oggi più importante dal punto di vista delle risorse per salvare l'Italia, come fu fatto, come fu nel 1860, quando furono chiamati a corrispondere una tantum, ecco, forse era meglio una tantum, una patrimoniale con l'economia, ma non in questo aspetto qui. E Monti però non ha tagliato gli stipendi dei parlamentari, non è possibile che ancora questi guadagnino sulle 24.000 euro al mese nette. E anche lì, come i consiglieri regionali. Lì dovrebbe andare la spending review, dovrebbe andare a toccare. Lei si ricorda, direttore, quando convinti proponemmo nella commissione statuto la riduzione del 50% della scorsa legislatura dell'importo, lasciando i 36 consiglieri. Fu una sollevazione, eravamo solo noi, perché purtroppo questa cosa, e naturalmente l'antipolitica va avanti su questo, certamente, credo che ci siano dei problemi seri, anche se ci fossero elezioni anche in tempi brevi, su una democrazia partecipata, perché quando abbiamo personaggi come Grillo, con tutto il rispetto della persona eccetera, che superano il 20%, una riflessione profonda va fatta. Lei parlava di coraggio nei tagli, nel ridimensionamento della spesa. Direttore, sembra che la Regione Umbria stia dimostrando questo coraggio con le riforme che sta mettendo in campo. Nello stesso tempo mi pare che da Confindustria sono venute avanti le problematiche del sostegno alle imprese, le problematiche di un credito non molto generoso.
Insomma, le riforme regionali piacciono alle imprese e ai cittadini? Diciamo che intanto bisogna portarle a compimento e vederne l'effetto per capire se piacciono. Che so, una riforma come la legge sulla semplificazione è stata approvata dal Consiglio regionale all'unanimità. Se il Consiglio regionale lo intendiamo entro certi limiti come rappresentativo della società regionale nelle sue articolazioni, forse si può dire che lì c'è stato un'approvazione, un plauso. Anche nei comuni ha trovato la risposta positiva, concretamente. Dopodiché è chiaro che vanno applicate e attuate. Fare una buona legge è importante, ma è altrettanto importante dargli attuazione in tempi, diciamo così, rapidi e efficacemente. Nel caso di specie, sostanzialmente si tratta di ottenere l'equilibrio, che non è facile, tra una riduzione del carico amministrativo burocratico determinato dai regolamenti e i vincoli in capo ai cittadini e alle imprese, un equilibrio, dicevo, mantenendo al tempo stesso la necessaria funzione e opera di regolazione da parte del pubblico per garantire gli interessi generali, perché le deregulation selvagge poi determinano in genere più costi di quelli che sembra che fanno risparmiare lì per lì. Questo equilibrio è ciò che rende difficili normalmente poi i processi di semplificazione, unitamente a resistenze che vi sono anche degli apparati pubblici, perché ognuno tende a difendere, diciamo, una propria orticello o piccolo, diciamo, recinto di potere. Citava prima il conduttore quello che pensano le imprese, ci sono stati incontri anche con associazioni delle più importanti sulle politiche industriali, sulla questione del credito. Veniamo a quest'ultima. La questione del credito è una questione fondamentale. Viviamo ormai in credit crunch da qualche anno, c'è una riacutizzazione dalla fine dell'anno scorso, dall'estate dell'anno scorso, con il riacutizzarsi della crisi del debito sovrano europeo. Ora, il problema del credito sta in primo luogo lì, a livello europeo, nella crisi dei debiti pubblici sovrani, nel problema degli attivi bancari e della loro qualità, nel problema della sufficienza dei capitali, dei patrimoni delle banche e quindi del capitale di vigilanza rispetto agli attivi ponderati per il rischio. Sta in primo luogo nella quantità notevole, a volte enorme, di titoli pubblici di Stato vacillanti che sono in pancia agli istituti di credito. Questo lo sappiamo, così tanto un default eventuale, che in realtà è già avvenuto, di un paese come la Grecia, che poi è piccolino, perché titoli pubblici di debito di quel paese sono in pancia a banche francesi in primo luogo, ma anche tedesche, e quindi si teme questo effetto nome. Allora, la chiave della soluzione di questo problema di credito è in primo luogo lì, a quel livello. Abbiamo visto che un'azione apparentemente massiccia, potente, della Banca Centrale Europea, con due tranche da 500 miliardi di euro l'una di prestiti alle banche, ha sortito un temporaneo sollievo sui rendimenti dei titoli pubblici di alcuni paesi sotto tiro, tra cui l'Italia, temporaneo, perché dopo un mese e mezzo, e quasi nessun sollievo sul credito alle imprese. Perché quelli erano soldi prestati, era liquidità, non era capitale, non erano mezzi propri, le banche li hanno presi volentieri all'1%, non hanno trovato di meglio o hanno trovato conveniente farne alcune operazioni, tra cui l'acquisto di titoli del debito pubblico, ma non solo, molti hanno ricomprato obbligazioni proprie a saldo e ci hanno guadagnato sopra, 7%. Ovviamente. I titoli del debito pubblico li hanno presi con un delta di interesse che a quei tempi era notevole e ci hanno lucrato sopra, naturalmente. Peraltro pare che poi l'intento di quell'operazione era sostanzialmente quello. Questo determina una rinazionalizzazione dei debiti pubblici dei paesi dell'euro, che non è una cosa positiva per l'euro stesso, ma quello è un altro discorso. Venendo a casa nostra, quello è il problema dei problemi. Venendo a casa nostra, questo non significa che uno non possa e non debba fare tutto quello che può per mettere in campo strumenti per facilitare e assistere le imprese, in particolare piccole, nell'accedere al credito. La Regione ha degli strumenti, li ha da molto tempo, ha una finanziaria, destina
periodicamente risorse anche ingenti, nei limiti di prevalentemente provenienti da fondi comunitari, alla costituzione di fondi che sono gestiti da un consorzio di soggetti, tra cui l'Agenzia Regionale GEPAFIN, per sia partecipare al capitale di rischio di imprese, sia per dare garanzie, controgaranzie o cogaranzie in quelle forme, a favore appunto delle imprese che accedono, che vogliono accedere a prestiti. Diciamo strumenti. Questo c'è, esiste, però dobbiamo segnalare per esempio una difficoltà a poter utilizzare realmente quei fondi ultimamente, perché quei fondi per essere utilizzati richiede comunque che l'istituto di credito voglia erogare il prestito. Non è che io anche, cioè, non si possono obbligare. Cioè non è che lui mi dà la garanzia, non si a me possono obbligare. E lei è obbligato a prestarmi soldi perché c'è la garanzia sua. Se lui non me li vuole prestare, non me li presta. O se lei ritiene che la sua garanzia non ha un valore adeguato a smuoverla e quindi a ridurre il consumo di patrimonio che determina il prestito su a me, lei non me li dà. E purtroppo molte banche... E succede questo. Succede, soprattutto quelle nazionali. È poco confortevole. E succede questo. Oh, non abbiamo molto tempo, ma una domanda importante da fare, Presidente. Fronduti, il mattone quindi non è più un investimento delle famiglie italiane? Ma io questo... io spero di no, perché il mattone è garantito per il mattone, quindi l'investimento immobiliare sia sulla prima casa che il primo paese al mondo, l'Italia con l'82%, ma soprattutto anche l'investimento sulla seconda, che ha garantito in tutti questi anni una sicurezza e un'integrazione delle pensioni attraverso le locazioni, eccetera. Bisogna investire sul discorso dei contratti agevolati e quindi poter risolvere il contratto 4+4 col contratto agevolato. Ma indubbiamente se si tocca e si va avanti su questa linea, di blocco delle vendite dei nuovi alloggi, nonostante la forte domanda, perché noi vediamo le domande al Comune di Perugia per l'ATER e per gli appartamenti realizzati dal Comune di Perugia tramite l'ATER per gli sfrattati, siamo a 1450 domande di acquisto della casa, quindi c'è la necessità, c'è un fabbisogno nuovo dei comunitari, ma anche degli stessi italiani, per i figli e per certi. Ma ci vuole una politica della casa, non c'è più la politica, il governo questo naturalmente non poteva farlo in questi pochi mesi, ma anche nei governi precedenti, da Prodi, Berlusconi eccetera, sono circa 10-15 anni che è venuta meno quella politica della casa che c'è stata ad esempio negli anni 78-80, no, la 457, quella che ha consentito ad esempio agli Umbri di poter realizzare l'acquisto della prima casa per migliaia di appartamenti, perché noi eravamo nel 1960 al 52%, oggi siamo all'82%, e gran parte di queste cose sono arrivate attraverso le imprese e le cooperative con l'edilizia convenzionata agevolata. Questa politica occorre adesso ripristinarla, anche perché se non c'è un rilancio della crescita da parte del governo, noi non possiamo andare avanti con una situazione di imposizione fiscale così elevata. E c'è un discorso anche del consumo, mi sembra che anche i consumi si sono molto ridotti. Sì, e io quando abbiamo fatto la riunione del patto di sviluppo dell'Alleanza per lo sviluppo dell'Umbria, la Marini è giustamente preoccupata come noi di questi 140 milioni del triennio sulla sanità, disse: non è che arriveremo, pensiamoci bene, riflettiamo bene, perché alla fine la regione fa soltanto il bilancio della sanità e il resto praticamente scompare. Cioè è una situazione complessa, difficile, e che, come ha detto il dottor Caporizzi, che lui è esperto su questa cosa, indubbiamente ci sono situazioni molto serie, l'edilizia è quella più importante, se non si rilancia questo settore è davvero problematica la cosa. Poi ci sono dei misteri, insomma questi sono misteri che noi... Ecco, i 100 miliardi dell'oro, le tonnellate della riserva aurea della Banca d'Italia, che non sappiamo più dove sono, non so se questo lo sapete, che è sempre una bella riserva, è la terza al mondo dopo gli Stati Uniti. Non si sa dove sono. No, è un romanzo nonostante le interrogazioni parlamentari, quest'oro che la Banca d'Italia doveva prima pubblica e allora privata, ecco, quindi insomma, ci sono delle situazioni. Io spero che Monti rimanga fino al 2013 e che in questo frattempo si possano costituire alleanze strategiche, non solo non guardando l'interesse
del singolo partito, che poi i partiti non ci sono più, strategiche nell'interesse dell'Italia, del bene comune, del paese. Come ieri investivano sulla casa, che oggi non sanno più dove reggere. Ma come fu fatto nel 78 con Andreotti, con Berlinguer, insomma c'è una situazione drammatica e deve essere risolta insieme questa situazione. Non è possibile che si guardano singolarità che non esistono. E io spero che ci possa essere questo rilancio. La regione sta facendo anche sulla sanità, la sanità è delicata, anche questo riordino della sanità, speriamo che si possano recuperare anche con i poli d'eccellenza quei milioni, no? Quei 10-14 milioni che vanno in altre regioni, no? Soprattutto nella cardiochirurgia eccetera. E riportare la nostra regione, come diceva il dottor Polizzi, siamo la terza regione, solo tre regioni mi sembra, c'era l'Umbria, la Toscana in parità di bilancio, sono solo tre regioni, quindi già partiamo da una gestione ottima dal punto di vista della contabilità, dal punto di vista anche della qualità di quello che è la sanità umbra. Quindi io la mia speranza e il mio augurio è che ci sia la disponibilità di tutti per convergere verso una cosa finalizzata alla ripresa economica dell'Italia. Bene, il nostro tempo è scaduto, ringraziamo i nostri cortesi ospiti, il direttore della programmazione regionale Lucio Caporizzi e il presidente Confedilizia Umbria Armando Fronduti, appuntamento con la Bussola Economia sul canale 607 ogni giovedì alle 20.35, ogni venerdì alle 21.05. Buonasera a tutti.